Benvenuto su Notizie Vere Gossip. Assicurati di sostenere il canale iscrivendoti, mettendo mi piace al video e attivando la campanella. Rimanere sempre aggiornato è gratis. Ti invitiamo a guardare il video fino in fondo per acquisire appieno la notizia. Grazie. Durante l'ultima puntata della Casa del Grande Fratello, l'atmosfera è stata davvero agitata. Uno dei momenti più intensi è stato il malore della concorrente Perla Vatiero, culminato con un episodio di vomito e svenimento durante il reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la serata si sono verificati numerosi colpi di scena, litigi e tensioni. Perla è stata al centro dell'attenzione per il suo confronto con l'ex fidanzato Mirko Brunetti. Durante la discussione ha parlato apertamente dei suoi sentimenti per lui, confessando che le parole in codice scambiate con Sergio erano in realtà riferite ad Alessio. Tuttavia, il confronto con Mirko non ha portato a un chiarimento, lasciando Perla frustrata e confusa. Dopo l'incontro, si è confidata con le compagne di casa Letizia e Greta, esprimendo il suo desiderio di tornare con Mirko. La situazione si è ulteriormente complicata quando Perla ha avuto una lite con Federico Massaro, che ha criticato il suo comportamento con Alessio e Mirko. La tensione è arrivata al culmine quando ha informato Federico del malore di Perla. Questa situazione è stata descritta come preoccupante, con Perla che da giorni mostrava segni di malessere, culminati con il vomito e lo svenimento. Si è pensato che forse fosse necessario un ricovero urgente per Perla. Vorremmo conoscere la vostra opinione su Perla e il suo comportamento nei confronti di Mirko. E tu cosa ne pensi di ciò che è successo? Non dimenticare di visitare il nostro canale per scoprire tutte le ultime news. Seguirci e lasciare un like al video non ti costerà nulla, te ne siamo grati. Alla prossima!